Carpenteria Metallica Centese, azienda leader nella lavorazione del metallo. Lavori di carpenteria metallica, taglio a laser, piegatura, punzonatura e roditura in CNC, con la massima precisione e qualità. Tanto lavoro, ma anche tanta passione. Via Nazario Sauro, numero 3, telefono 051 683 5851. Impresa Merighi 100, opere d'urbanizzazione, asfalti e pavimentazioni autobloccanti, impianti fognari e depurazioni acque. Via Stradellazzo numero 3, telefono 051 683 6103. Merighi, tanta passione per il lavoro sempre a canestro. Studio Fava, commercialisti e avvocati. A 100, in via della Canapa 54. Professionalità, disponibilità e cortesia, qualità dei servizi e dei prodotti. Cercolor, a Finale Emilia è tutto questo, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, stufe e accessori per la tua casa delle migliori marche. Il fondatore Andrea Filippini e lo staff di Cercolor sapranno consigliarti il meglio per la tua casa. Tanti e da paura. I vampiri di Lisa, della Danza dei Cuori, ai vampiri di Dexter Hall. Ora che sono cresciuti si fanno chiamare così, e guai sbagliare, pena l'incisione di canini sul collo. Ancora più cattivi e sempre pronti a far paura, apparendo dove meno te lo aspetti e con qualsiasi sembianza, come nelle vesti a loro preferita di una dolce bambina. Di recente sono stati colti in flagrante da In Vinis Veritas di Donato Galerani, impegnati in un suggestivo spettacolo denominato In Vinis Terribilis Veritas, questa volta messo in scena da un professionista dello spettacolo raffigurativo come Andrea Moretti della moroeventi.com, il suo Il Bundan Festival di Bondeno o il Monte Renzo Celtica, tanto per dire alcuni suoi lavori. E ora anche i vampiri di Dexter Hall mettono alla prova la sua vena artistica, e a giudicare dal lavoro svolto non sembra avere paura della novità dello spettacolo che è chiamato a mettere in scena. Sentiamo dalle sue parole con che spirito ha affrontato questa nuova sfida creativa. Sentiamo. Sì, ma semplicemente perché mi sono innamorato della storia che è nata dalla mente di Lisa. È una storia straordinaria che si presta a fare grande spettacolo e ci siamo incontrati un po' per caso. Le idee sono nate da un confronto. Lei è facile, devo dire la verità, perché ha un entusiasmo veramente coinvolgente e contagioso. Unendo un po' le mie competenze di spettacolo, di teatro, le sue di scrittrice e l'entusiasmo suo, siamo riusciti a portare un vero e proprio spettacolo all'interno dei luoghi più suggestivi del nostro territorio. In questo caso siamo in una bellissima enoteca che si presta moltissimo per i nostri, ormai li possiamo chiamare nostri, protagonisti. I vampiri di Lisa sono vampiri che non avevamo mai incontrato prima. C'è una corposa letteratura sul tema vampiri. Ci sono vampiri che vengono raccontati da oltre un secolo ormai. E ci sono vampiri di vario genere, fino agli ultimi delle serie americane, quelli a mio giudizio più improbabili, ma al di là di questo che è un giudizio personalissimo. I vampiri di Lisa hanno una caratteristica importante. Sono vampiri fighi, detta come va detta. Sono vampiri di classe, sono vampiri con intelligenza, sono vampiri che non basano la loro essenza su quello che noi conosciamo come splatter, come evento traumatico, come rappresentano di carisma. È un vampiro del quale ci si può innamorare, decisamente. Perfetto, allora su queste parole concludiamo la nostra intervista e poi lasciamo voce alle immagini dello spettacolo. Lasciamo voce ai nostri ragazzi, al nostro pubblico, lasciamo voce all'atmosfera che si creerà fra pochissimo in questo magnifico posto. Da non poi dimenticare che il tutto è lasciato ai posteri dalle foto di importanti studi fotografici che sono Francesco Fiorentini e Gianluca Parmigiani. Oltre alla sceneggiatura che ha reso reali i vampiri, i quali non sarebbero stato
senza il trucco e parrucco di due professionisti, Max e Carlotta, supportati da Loa Center. Il tutto amalgamato dalle acconciature di Elena, studio acconciature, che vediamo all'opera nel backstage. Sentiamo Max e Carlotta. Max? Carlotta. Fate parte di un gruppo, fate parte di un'azienda? Noi lavoriamo con Zombie 2.0, siamo un team, diciamo, ad assetto variabile che si occupa appunto di eventi sul genere fantastico, horror, e noi siamo truccatori performer. Quindi siete, diciamo così, già ben predisposti a truccare, a fare dei trucchi un po' particolari, come truccare un vampiro? Assolutamente, noi, certo, è come un pesce che sguazza nell'acqua, cioè noi ci divertiamo, ci sentiamo a nostro agio a truccare chiunque nel modo più fantasioso possibile. Per rendere credibile, diciamo, un vampiro occorre naturalmente impallidirlo, perché non deve essere troppo vivo, diciamo, quello è alla base, diciamo, del trucco, e poi naturalmente lavorare su tonalità violacee, tendenzialmente cadaveriche, per rendere il tutto più credibile, poi naturalmente qualche trucco del mestiere che ce lo teniamo per noi, insomma. Naturalmente tutto questo ha origine dal libro della scrittrice centese d'adozione, Lisa Lambertini, non apparente di Prospero Lambertini, Papa Benedetto XIV, che coniò la famosa frase «Chi vuol fare i suoi comodi va da cento», ma vicino a lui come tratto genetico. Il libro, al termine della serata, lo si poteva acquistare con una particolare dedica a tema del disegnatore Giampaolo Casarini. Sentiamo. Allora, io sono un illustratore e assieme a Lisa Lambertini abbiamo fatto alcuni progetti. Il suo libro di poesie che è uscito qualche mese fa, io ho fatto l'illustrazione della copertina e le illustrazioni interne. Poi per quel che riguarda gli altri libri sulla saga dei vampiri di Dexter Hall, io semplicemente mi limito a fare degli schizzi sulle copie del libro quando ci sono le presentazioni, come in queste occasioni assieme a lei, ecco. Quindi fai una specie di dedica sul libro? Sì, è una dedica disegnata, ecco. Chi invece è discendente di Papa Benedetto XIV è il regista che nel prossimo anno metterà in scena le gesta dei vampiri del libro La danza dei cuori, dal nome lunghissimo con annesso titolo nobiliare di rango. Infatti stiamo parlando del principe Luciano Francesco Siligini Garagnani Lambertini, di professione regista. In attesa del film, edito dalla River Road e girato esclusivamente sul territorio locale, dando evidenza alle nostre attrazioni turistiche, i vampiri hanno una bella sorpresa in serbo per il periodo del carnevale. Per una domenica intera saranno padroni assoluti della trecentesca Rocca di Cento e a deliziare i turisti in visita al carnevale guercignano, naturalmente sempre rigorosamente diretti da Andrea Moretti. Spettacolo da non perdere.